Peggio di un'epidemia, una dopo l'altra, sotto il sole neanche troppo bollente, le saracinesche si sono abbassate. In tutto 500 negozi, piccole attività, dall'abbigliamento all'alimentari, persino bar e ristoranti, non hanno riaperto dopo le ferie estive. Il conto, anticipato dal quotidiano Il Tempo, lo ha stilato la Confesercenti di Roma, redigendo un report che sa di bollettino di guerra. Una moria che va ad aggravare la situazione già catastrofica registrata nei primi 7 mesi dell'anno. Da gennaio a luglio, infatti, hanno gettato la spugna ben 1.333 imprese commerciali, toccando la punta massima nel mese di luglio con 143 chiusure. Una crisi che coinvolge il settore a livello nazionale. In 2 anni, secondo l'associazione di categoria, sono morte quasi 72.000 imprese. È soprattutto il calo dei consumi insieme al caro affitti a far soffrire il commercio. Proprio oggi la Confcommercio, in una nota di aggiornamento del rapporto consumi, ha evidenziato che il reddito degli italiani, mediamente fermo ai valori di 30 anni fa, ha fatto crollare l'acquisto dei beni commerciabili dal 51,4% del 92 al 39% del 2014, mentre crescono le spese per i beni e i servizi necessari, ovvero quelli di cui non si può fare a meno: casa, carburante, spese sanitarie, assicurazione.